A livello, come mi hanno detto, i livelli degli elementi tecnici sono molto simili, la differenza l'ha fatto l'esecuzione, ma ti prego di Sì, andiamo presentare. a vedere Federica Fagli. No, guarda, c'è bisogno che mi preghi perché veramente Federica Faglialle e Massimo Scali li stiamo aspettando. Li abbiamo seguiti nelle prove ieri pomeriggio, ieri sera. Li abbiamo visti convinti, determinati. Poi vi assicuro, bellissimi sul ghiaccio. Ecco qui Paola Mezzadri che li osserva. Mai Ferlegui. No, Federica. Federica Faiella, Massimo Scali, sul ghiaccio davvero è come se scorressero le immagini del film Mai Ferlegui che loro vogliono rappresentare, ma... Ma una bruttissima imprecisione da parte di Federica nel primo elemento presentato. Dico bruttissima perché al loro livello per i posti che comunque per i posti per cui stanno giocando, un errore del genere, che potrebbe essere una sottigliezza, può creare proprio quella differenza all'interno di una classifica. Infatti, possiamo Guarda, vedere li vediamo Federica proprio, proprio sì, che non guarda, è no, no, Federica proprio non è Massimo, soddisfatta. bravissimo, che cerca di consolarla e farle capire che comunque la gara non è finita. Però Sì. Federica giustamente comprende che Sì, quell'errorino. sono con l'allenatrice Dinucci, sono lì giusto ad aspettarla, ma Federica sa di aver sbagliato purtroppo. Sì, Andiamola poi proprio, ecco, faccelo notare e spiegacelo bene. spero che lo facciano vedere. Comunque adesso vediamo l'interpretazione straordinaria di Massimo e Federica, che proprio. Eccolo qua il twist. Praticamente nel prima rotazione qua Federica parte la rotazione, poi forse si vede troppo vicina a Massi, si sbilancia indietro per evitare lo scontro, però perde l'equilibrio, non riesce a concludere le rotazioni. Oh, e questo va a influire sia sul grado di esecuzione dell'elemento, sia sul livello che otterranno, perché bisogna andare a contare quanti giri Federica sia stata in grado di eseguire.
il Golden eseguito in maniera pulita, la sequenza di passi molto bene. Loro sono una delle poche coppie al mondo che più di una competizione sono riuscite ad ottenere il livello 4 nelle sequenze di passi, una precisione spettacolare proprio. Sollevamento molto particolare, giocato sull'equilibrio difficilissimo, dove vediamo Federica appoggiata sul piede. E veramente peccato per questo Twister, perché poi proprio all'inizio bravissima, a quel punto poi senti anche, sai, pressione. Di avere sporcato l'esercizio, no? Senti la pressione. Infatti, sai di non poter più sbagliare niente, complimenti, no? Per aver mantenuto la concentrazione e aver comunque chiuso il programma nel migliore dei modi. Non ci voleva assolutamente. Io spero che invece il punteggio che riguardi la loro maturità, il loro essere così maturi a livello interpretativo e anche di esecuzione di tutti gli altri elementi tecnici che ci hanno presentato facciano la differenza e li riesca a sostenere. Vediamo, guarda, adesso aspettiamo anche noi veramente con ansia il risultato. Vediamo Federica, davvero, guardala, è proprio, no, guarda che dispiacere. Caffaiele Massimo Scali al settimo posto con 57-18, 26-75 i Technical Elements, 30-43 i Program Components. Allora andiamola a vedere nel dettaglio cosa è successo proprio per Federica Faiele e Massimo Scali.